Aristo Catering La Nona, cerimonie, banchetti, feste private, pranzi e cene di lavoro. Un ambiente elegante e raffinato dove poter condividere momenti speciali. Vi aspettiamo anche nel nostro De Orse per assaporare le nostre tradizioni, pesce locale e prodotti a chilometri zero. Potrete gustare la ricetta delle lumache tipiche civitavecchiesi anche da asporto. Risto Catering La Nona, via Bernini 54. Eccoci qua, allora buonasera, nuova puntata di Camera Car. Oggi andremo a trovare il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Enzo D'Antoni, per parlare di Ape Carro. E allora andiamo, partiamo e andiamo a prenderlo. Eccoci arrivati, allora siamo di fronte alla sede del Movimento 5 Stelle e ad attenderci c'è già praticamente il consigliere comunale Enzo D'Antoni. Eccolo qua. Ciao, poi andremo a fare una passeggiata. Molto buonasera, buonasera. Ciao, buonasera. Parleremo di Ape Carro naturalmente. Assolutamente. Andiamo. Allora, eccoci qua, Enzo D'Antoni, cominciamo questa nostra passeggiata per parlare di Ape Carro, perché insomma, sì, tu sei stato, diciamo, quello che ha portato di Ape Carro, cioè, sì, come è venuta fuori questa idea? Diciamo che noi nel programma avevamo un progetto leggermente diverso per quanto riguarda le Ape Carro. Noi avevamo un progetto che prevedeva Ape Carro di colori diversi divisi nei quartieri per poter agevolare, diciamo, la mobilità dalla periferia al centro e evitare che i cittadini prendessero le auto, però poi, come si suol dire, dalle idee alla realtà esistono tantissime difficoltà da superare. Allora capimmo che nell'immediato quel progetto non era attuabile e decidemmo di fare comunque qualcosa di simile. Perché? Perché ci accorgemmo che i taxi avevano come priorità, anche giustamente direi, perché comunque gli permette tuttora di guadagnare di più, di prendere i turisti e portarli a Roma. Noi volevamo un mezzo di trasporto che ci garantisse che i turisti che prendevano questo mezzo di trasporto rimanessero a Civitavecchia e visitassero i luoghi, le attrazioni turistiche della nostra città, come le terme, come le spiagge, come la cattedrale, i punti di interesse, diciamo, della nostra città. L'Ape Calesse, non potendo uscire fuori da Civitavecchia, era obbligata a portare i turisti in giro per la città. Infatti individuammo tre percorsi turistici con le fermate che erano posizionate in maniera strategica in modo da poter visitare il mercato, il centro storico, il lungomare, le terme. Diciamo, c'erano tre percorsi dedicati a cose diverse che permettevano ai turisti di scegliere il percorso che loro gradivano di più. Però dopo, insomma, un inizio, diciamo, positivo di questi Ape Calesse, non Ape Carro, ho sbagliato, sì, a definirli, però poi ultimamente, insomma, si stanno un po' lamentando. Che cosa sta succedendo? Allora, in realtà si stanno lamentando perché sono stati trascurati da questa amministrazione, che in realtà già dal primo giorno li guardava con un occhio diffidente, nel senso
non hanno mai apprezzato questo tipo di servizio, ma in realtà perché penso che non l'hanno mai capito. Quindi già per esempio in pandemia noi hanno subito firmato la deroga, loro avevano una concessione di 3 anni, di cui 2 sono stati fermi per la pandemia. Per avere una deroga che diciamo prolungasse la concessione di 2 anni hanno dovuto aspettare praticamente l'ultimo giorno, perché è stato praticamente un'impresa riuscire a convincere l'amministrazione a firmare questa deroga. In più gli hanno dato delle fermate, invece loro per poter funzionare devono stare nel luogo dove arrivano i turisti, quindi i turisti vedono la Pecalesse e attraverso la promozione del territorio decidono di rimanere a Civitavecchia e fare un giro turistico. Invece ci sono stati degli stalli che stavano praticamente dove c'è il bar 40 e erano degli stalli prima di tutto scomodi e poco sicuri per come erano posizionati, ma giustamente lì il turista ci passava per caso, non era un punto idoneo per poter permettere agli operatori di lavorare. Adesso che ci stiamo proprio andando in uno dei punti, che è quello di Largo della Pace, esatto, dove da poco però sbornano, hanno ripreso a lavorare. Certo che sono diciamo le 5 del pomeriggio, anzi qualche minuto in più, e quindi non credo che li troveremo, però insomma per farvi capire qual è la situazione appunto in questo, certo, in questo punto. Stiamo entrando praticamente a Largo della Pace, dove si vede insomma, c'è una fila di turisti notevole direi, però non ci sono in questo momento da Pecalesse, perché loro effettivamente, esatto, lavorano la mattina. È l'orario dove i turisti imbarcano di nuovo per andare via, quindi loro sono qui la mattina praticamente quando scendono dalla nave per poter poi portare i turisti in giro. E questi sono gli stalli delle Apicalesse. C'è stato anche un problema recentemente, ovvero il fatto che quando ancora non era di nuovo attivo Largo della Pace, loro praticamente si spostavano su Molo Vespucci, all'ingresso di Molo Vespucci del porto di Civitavecchia, perché i turisti in effetti arrivavano per lì. Esatto. E il problema è che però sono stati sanzionati perché non potevano starci, in quanto il loro punto era questo di Largo della Pace che abbiamo appena lasciato. Guarda, quella è stata una manifestazione della loro esasperazione, perché loro erano mesi che chiedevano al comune di chiedere all'autorità portuale l'autorizzazione per poter stazionare nel punto d'arrivo dei turisti, per poter stare in condizione di fare il proprio lavoro. Purtroppo sono rimasti inascoltati fino al punto in cui per poter lavorare hanno dovuto diciamo forzare le regole e posizionarsi lì anche senza autorizzazione. Sono stati subito fermati, addirittura c'è stato il sequestro di uno di queste apicalesse, dovuto fondamentalmente all'inerzia dell'amministrazione comunale, che non si è mossa in alcun modo per poter permettere a questi operatori di lavorare. Allora qui siamo all'info point di Varco Vespucci, quello che dicevamo, dove gli Apecalesse arrivavano per poter prendere i turisti, perché qui c'era diciamo il punto. Esattamente. Quando Largo della Pace era chiuso i turisti arrivavano qui, e giustamente se tu vuoi promuovere la città e vuoi offrire a loro un servizio lo fai dove arrivano, perché altrimenti una volta che sono ripartiti da qua già hanno deciso dove andare, se andare alla stazione per andare a Roma o andare da qualche altra parte. Quindi se tu vuoi promuovere il territorio lo devi fare qui dove i turisti arrivano, ed è proprio qui che le Apicalesse non potevano stare, quindi è un paradosso ed è segno, permettimi di dirlo, di insensibilità e segno di superficialità, perché comunque quello delle Apicalesse è un servizio comunale. Loro si occupano di un servizio turistico, di una linea turistica del comune, quindi loro esercitano in nome del comune un servizio dedicato ai turisti. Ma ci sono dei problemi anche tra chi conduce gli Apicalesse, con i tassisti, con gli NCC? In realtà queste sono categorie che si fanno la guerra da sempre, perché ognuno difende il proprio territorio, e soprattutto perché c'è un sovrapporsi di,
dei servizi, nel senso gli NCC vogliono fare i taxi vogliono fare gli NCC e gli operatori turistici, le api calesse che sono percorsi, devono percorrere percorsi turistici, a volte vogliono fare i taxi, quindi questo mix di competenze a volte crea disappunto tra i vari operatori. Andrebbe disciplinata in maniera diversa, far capire a tutti che se il taxi prende un turista e gli fa fare un tour operator e nessuno gli dice niente, nel senso ci vuole un po' di flessibilità e comprensione anche nei confronti magari di un'ape calesse che non fa tutto il percorso turistico previsto, ma magari mixa le destinazioni tra due percorsi, o comunque trovare una soluzione per far sì che quello che abbiamo capito essere l'esigenza del turista diventi venga regolamentato e quindi non ci sia più problemi normativi da questo punto di vista. No, prima abbiamo visto appunto che c'erano degli NCC e dei tassisti a Largo della Pace, magari adesso ci torniamo, che se c'è ancora qualcuno lo troviamo chiediamo sì, anche a loro cosa ne pensano. Molto volentieri, anche se ti dico Largo della Pace ha un altro problema oltre alle api calesse, perché io non so se ricordate che prima che chiudesse Largo della Pace, all'interno di Largo della Pace c'erano degli operatori turistici che promuovevano diverse destinazioni, tra cui anche Civitavecchia. Devo dire la verità, poco Civitavecchia, però questo permetteva di tenere tutto all'interno di Largo della Pace e non creare quel caos che spesso si vede e tuttora si rivede purtroppo all'esterno di Largo della Pace. Quindi NCC che da fuori con dei cartelli gridano per attirare l'attenzione dei turisti affinché possano vendere i propri pacchetti. Questo si era riuscito ad evitare facendo entrare gli operatori all'interno, questo purtroppo adesso non è più successo, non so per quale motivo l'autorità portuale o chi per esso non ha dato il permesso a questi operatori di rientrare a Largo della Pace, e quindi si rivede di nuovo la gasba a cui eravamo abituati qualche anno fa fuori da Largo della Pace. Sicuramente è un settore difficile da regolamentare e il regolamento è difficile da far rispettare dagli operatori, perché la concorrenza è talmente fitta che poi tra gli operatori spesso nasce qualche diverbio. Però se all'interno di Largo della Pace c'è del personale che comunque sanziona chi non rispetta il regolamento e quindi lo caccia da Largo della Pace se dovesse non rispettare il regolamento, io sono convinto che poi col tempo le persone si abituano, capiscono che se non rispettano il regolamento vengono cacciati e quindi le cose iniziano a funzionare come si deve. Purtroppo questa strada è stata abbandonata e ci ritroviamo sulle strade della città, quello che dicevo prima, la gasba che abbiamo visto fino a 3-4 anni fa praticamente. Andiamo a vedere allora se troviamo qualcuno. Stiamo tornando verso Largo della Pace. Sì. Un altro dei problemi però che almeno è stato evidenziato anche da alcuni operatori dell'Ape Calesse con cui avevo parlato prima di questo servizio, che ci sono parecchi abusivi sia di NCC che di taxi. Sì, in realtà i taxi, ci sono dei taxi di altri comuni che comunque vengono qui a lavorare e non potrebbero, perché il taxi deve partire dal comune che gli ha rilasciato la licenza e non può stazionare in un altro comune, quindi quelli possono essere considerati taxi abusivi. Gli NCC sono NCC che hanno delle licenze di altri comuni che non sono Civitavecchia e che quindi dovrebbero partire dalla rimessa e non possono stazionare qui aspettando, diciamo, il turista che gli chiede una corsa o gli chiede un tour turistico. Questo è un problema atavico, tu devi pensare che Civitavecchia, che è una città turistica, ha solo 6 licenze NCC rilasciate. 6 licenze per una città che ha un porto sono praticamente niente, ed è per questo che noi quando eravamo in amministrazione abbiamo approvato il regolamento degli NCC che prevede il rilascio di altre 50 e più licenze di NCC, perché noi riteniamo veramente ingiusto il fatto che i civitavecchiesi, per poter lavorare a Civitavecchia, devono andarsi a prendere la licenza da altri comuni e lavorare in maniera abusiva nella loro città.
mentre magari i romani che hanno la licenza NCC di Roma vengono qui e lavorano tranquillamente togliendo il lavoro ai civitavecchesi. Quindi noi con l'opposizione del centrodestra, che c'è anche del centrosinistra, devo dire la verità, che adesso comunque il centrodestra si trova al governo della città, loro si opposero a questa delibera, riuscimmo ad approvare un regolamento che permetteva al comune di rilasciare queste licenze. Non potemmo fare il concorso perché lo Stato bloccò il rilascio delle licenze NCC, però ormai sono passati anni, quindi immagino che adesso, volendo, un concorso per rilasciare, non dico tutte 50 licenze, ma almeno una ventina si può fare, anche perché per ogni licenza rilasciata è un posto di lavoro. In questo momento ne abbiamo veramente bisogno. Buonasera, scusi, stiamo facendo un servizio sugli NCC, volevamo chiedere se potevamo farlo una domanda al volo. Solo una domanda per sapere se portate i turisti o meno. Non, Salve, buonasera. Senta, stiamo facendo un servizio sul servizio NCC. Volevamo sapere riguardo appunto a... anche, cioè si parla della questione appunto della... Cosa dite, qualcosa? Ci dica. Mi apposto un attimo. Prego, come no. Uno dei problemi che è venuto fuori ultimamente è quello degli NCC abusivi. Abusivi cosa intende? Che magari non hanno il permesso per poter svolgere il servizio o qui al porto di Civitavecchia o all'aeroporto di Fiumicino. Ieri per esempio c'è stato un... È una storia vecchia, l'adescamento, noi non possiamo adescare i clienti. Però c'è chi adesca i clienti a Fiumicino, potrebbe essere una denuncia, e deruba i clienti, e c'è anche chi lo fa qui ma lavora con offre un servizio a un prezzo onesto. Noi, quanto costa un viaggio? Noi offriamo di tour sui media e media, facciamo sui 40 euro, 50 euro a persona, non si va oltre. Non si va oltre. Io sono un autista e non lavoro per conto di una persona, e se fossi un disonesto non farei parte del... Ma voi potete fare anche dei viaggi portando turisti dal porto di Civitavecchia all'aeroporto di Fiumicino, certo, per esempio? Fa qualsiasi tipo di lavoro, però sempre su prenotazione, a volte tramite agenzia ci passano i servizi. Questo è il tipo di servizio. Quindi non potete venire qui e cercare di catturare i turisti? No, adescare, no. Cosa bisognerebbe fare per cercare di risolvere questo problema? Quale problema? Quello appunto dell'adescamento. Dell'adescamento, degli abusivismi. Mi coglie impreparato su questa, perché cosa si potrebbe fare? Pensi che se non ci sono, quando finiscono la liberalizzazione, penso che lo scopo sia quello di offrire ancora maggior autonoleggiatori, ulteriori taxi per aumentare l'offerta, ma comunque non basterà, perché ci saranno persone che resteranno a piedi tantissime volte alla stazione di Civitavecchia, non ci sono taxi. Ma voi potete portare le persone anche alla stazione di Civitavecchia? Sì, svolgiamo il servizio taxi, io la posso prendere qui tramite prenotazione, la posso portare in qualsiasi parte d'Europa. I tassisti che ne pensano di questa cosa però? No, ma anche loro possono fare la stessa cosa, la stessa cosa la possono fare pure loro. Poi la questione dello sciopero, no? Anche che c'è stato. Ormai questa è una storia vecchia. Il sistema è questo: la licenza del comune o la concessione balneare o la licenza di un ristorante è una concessione che viene data dal comune, e automaticamente la persona capisce che c'è. Come si dice, pensa che la diventa sua, ma quella è una concessione. Una volta che finisce il servizio, dopo 30 anni, 40 anni, la legge dovrebbe prevedere sempre che venga riposata al comune, e invece viene venduta. Automaticamente c'è il discorso che fanno i tassisti a Roma o in qualsiasi parte d'Italia, dice: io l'ho pagata 150.000 euro, e automaticamente quando lui finisce il servizio, per lui è il suo fondo pensionistico. Ma alla base non funziona la cosa, perché sulla licenza dice: guarda, quando è finito dopo 30 anni me la devi riportare, ma non te la puoi vendere, perché non è una cosa tua. La stessa cosa mio padre faceva il tranviere a Roma, e l'ultimo giorno che va in pensione si piglia il pullman e se lo va a vendere. Non è così. Quindi la diatriba che ci sta è una storia vecchia, prima con noi noleggiatori, è questo, che dici: tu prendi una licenza che non è neanche di Roma, l'hai presa giù in Calabria, la paghi 20.000 euro e ti metti in piazza. Io l'ho pagata 150.000 euro, ma non è così, perché la licenza non si paga, la licenza viene rilasciata per requisiti tramite bando, o di noleggio o di taxi.
non va né acquistata né venduta. Abbiamo sentito un NCC che insomma è stato abbastanza, si è abbastanza lamentato, no? In realtà vi posso dire una cosa, questa è la dimostrazione che neanche loro sanno esattamente come funziona, perché il mix che lui ha fatto tra taxi e NCC, che ti ha detto che bene o male fanno tutti la stessa cosa, è proprio diciamo l'equivoco che crea disagio tra le categorie, perché non è così. Il tassista sta fermo lì strada, aspetta il cliente e lo porta dove il cliente gli chiede, quindi non promuove pacchetti turistici, non promuove, sta là fermo in strada e aspetta il turista. Loro stanno fermi nella rimessa e aspettano una prenotazione per poter uscire dalla rimessa, andare a prendere il turista e accompagnarlo alla destinazione prenotata dallo stesso. Quindi il funzionamento è completamente diverso, lo scopo è diverso, e quindi non, quando uno di loro ti dice che funzionano allo stesso modo, vuol dire che neanche loro hanno chiaro il funzionamento del servizio. Su una cosa però sono d'accordo, quando lui ha detto andrebbe liberalizzato, perché effettivamente l'Italia ormai è rimasta uno dei pochi paesi dove ad esempio Uber non può funzionare. In Italia Uber lo puoi utilizzare solo se hai una licenza NCC. Io sfido chiunque, in qualsiasi, io per esempio in tutta Europa, ho girato tutta Europa usando Uber, che mi ha permesso di andare girare le città in maniera semplice, agevole, a dei prezzi veramente concorrenziali, e questo funziona in tutti gli altri paesi, non vedo perché non dovrebbe funzionare anche in Italia. Certo, andrebbe a danneggiare chi ha pagato 100.000 euro una licenza taxi, questo è vero, però come diceva questo signore, esattamente, che l'ha pagato 150.000. Esattamente, però bisognerebbe individuare un percorso che porti allo smaltimento delle licenze esistenti, per fare in modo che una sorta di liberalizzazione in questo mercato venga attuata, perché comunque ormai siamo l'unico paese che non permette a questi nuovi sistemi di funzionare e dare la possibilità ai turisti e anche ai cittadini di muoversi liberamente a dei prezzi veramente concorrenziali. Adesso stiamo andando però alla stazione ferroviaria di Civitavecchia per vedere appunto se ci sono dei tassisti e magari sentire anche quella che certo è la loro opinione sull'argomento. Assolutamente. Vediamo se, anche perché la stazione ha avuto un piccolo problema ultimamente. È stato un crollo. Però diciamo che questo è l'orario in cui si trovano i tassisti alla stazione, perché tornano i turisti da Roma, quindi loro sono lì ad aspettarli per poterli poi portare. In effetti ne abbiamo anche visti passare alcuni, per cui insomma magari qualcuno riusciamo a beccarlo, vediamo. Insomma. Questo è l'orario in cui si trovano gli autobus di CSP che portano i turisti all'Arco della Pace e i taxi che li riportano direttamente a sottobordo. Servizio su taxi, NCC, eccetera, eccetera, perché insomma sappiamo che ci stanno un po' di problemi. Per esempio, voi tassisti, che tipo di problemi avete? Problemi in che senso? Nel senso che c'è, magari anche gli NCC fanno lo stesso servizio che dovete fare voi, o addirittura gli Apitalesse fanno lo stesso servizio che dovete fare voi. Guarda, per me fanno bene. Fanno bene? Per me sì. Perché? Perché sì. Perché il lavoro è quello che è, quindi bisogna... Non è quello il discorso, che qui stanno arrivando pure i tassisti di Roma che fanno lo stesso servizio nostro. Non possono farlo però, non potrebbero farlo. Cioè qui a Civitavecchia si può fare tutto, cioè capito, non c'è nessun controllo. Quindi gli NCC fanno il lavoro nostro, i tassisti di Roma arrivano qua e caricano. Cioè noi ci stanno a levare il lavoro da tutte le parti, siamo stati 2 anni senza lavoro e adesso è il problema che adesso la liberalizzazione lo potrebbero anche fare, capito? Ma già qui sono 2 anni che lo fanno, sono ad aprile che sono arrivate le navi.
Allora, intanto abbiamo sentito anche i tassisti che effettivamente anche loro un po' si lamentano del fatto che arrivano da Roma sia taxi, addirittura anche taxi che vengono da Roma che NCC sì. Che fanno praticamente un po' meno tutti lo stesso. Guarda, io ti dico la verità, tu pensa che la regione insieme all'area metropolitana stavano varando un regolamento che permetteva ai tassisti romani di stazionare a Civitavecchia come se fossero di Civitavecchia. Noi per fermare quel regolamento abbiamo impiegato tutte le nostre risorse. All'epoca c'era il sindaco Virginia Raggi con l'assessore alla mobilità, li abbiamo tampinati notte e giorno per evitare che quel regolamento venisse approvato, perché altrimenti ci saremmo trovati molti dei taxi di Roma che venivano qui a fare concorrenza ai taxi di Civitavecchia. Per fortuna sembra che quella cosa sia andata a finire nel dimenticatoio e mi auguro che nessuno la resusciti in futuro, perché altrimenti sarebbe un problema da affrontare sicuramente. Però come si risolve tutte queste situazioni? Guarda, si risolve rilasciando le licenze necessarie affinché Civitavecchia possa rispondere alle esigenze che vengono da punti come la stazione, l'ospedale, il porto. Quindi facendo un mero calcolo e chiedendo all'autorità dei trasporti che sta a Torino un allargamento del numero di licenze che noi abbiamo, si rilasciano le licenze necessarie affinché i civitavecchiesi possano rispondere alle esigenze che nascono nella propria città. Quindi si rilasciano più licenze taxi, si rilasciano più licenze NCC e si rilasciano più licenze per le api calesse, in modo che non solo si lavora per poter offrire un servizio valido ai turisti che vogliono andare a Roma, ma si offre anche la possibilità ai turisti di rimanere a Civitavecchia con un servizio caratteristico come quello dell'ape calesse. Del resto si fa in tutte le città turistiche. Io ho i miei genitori che sono di Ischia, Ischia il turismo vive di ape calesse, quindi alla fine non vedo perché proprio qui non si debba fare. Non funzionare. Certo. Tanto, grazie davvero per questa passeggiata. Grazie a voi, è stato un vero piacere. Grazie mille, alla prossima. Ciao.